Allora, voglio parlarvi di Equitalia. Perché di Equitalia? Perché, come sapete, Equitalia dal 1° di luglio non ci sarà più. E questa è una notizia bella. La notizia brutta è che il Ministero direttamente si prende cura della riscossione dei soldi e, come diciamo, tra i poteri che ha il nuovo, diciamo, chiamiamola nuova Equitalia, grazie a Matteo, la nuova Equitalia può andare a prendere i soldi direttamente dal conto corrente senza chiedere a un giudice, quindi senza fare tutte le cose. Quindi io ho preparato questo video per voi, che vedrete qui, che parla appunto di come io ho creato la mia banca personale, quindi una banca che è mia, non è di nessun altro, e è appoggiata su sistemi informatici di avanguardia che usano la blockchain technology, che è una tecnologia nuova di internet che dovreste conoscere perché è veramente una cosa interessante e che non permette a nessuno di entrare dentro al conto corrente, di entrare dentro se non hanno ovviamente la password. Questo perché? Perché non è di nessuno. Quindi non è che c'è un, come dire, PayPal. PayPal è un sistema tipo bancario, ok? Però guarda caso è di proprietà della Google e la Google deve seguire quello che gli dice la comunità europea, perché è una società. E quindi, come recentemente hanno detto a Facebook, gli hanno detto: se un tuo utente scrive qualche cosa che non va bene, io ti faccio una multa da 50 milioni. Risposta: cosa ha dovuto fare Facebook? Ha assunto 3.000 persone nuove che controllano tutto quello che scriviamo e quello che non va bene al loro sindacabile giudizio lo bloccano. E quindi di fatto abbiamo la censura, dove noi non possiamo decidere, dove non possiamo dire niente, dove ci sono delle regole che non sono molto chiare. Quindi vedrete anche qua che cosa succede. Allora,